arrivato stasera. Stasera dobbiamo fare. Quando dici un fallimento non è. Ma non è un fallimento, Lino, è un andazzo, non sei tu, non sei tu. Lino, non sei tu. Non sei tu. Amico mio cavallo mi disse che la differenziata a Caulonia è stato un successo. Non sei tu, è un sistema. È un sistema di potere. Di sinistra a Caulonia. E a Tino mi arrabbi perché dice il PD a Caulonia, questo è. Questo è. Io sono più, ho detto, sono più a sinistra di tutti perché a me piace la gente. A me piace stare con la gente, essere solidale con la gente. A Tino, il PD a Caulonia, questo è. L'amministrazione non ha fatto debiti. L'amministrazione precedente, che loro si dichiarano continuatori, ha fatto maggiori debiti. Hanno fatto i bronzi, la statuetta della Sirenetta, a Focale, hanno fatto l'obelisco, hanno fatto il Ministero della Cultura Popolare Fascista, usava i simboli di questo potere che a Caulonia da 40 anni c'ha l'egemonia. E io dico, i giovani autonomi che hanno studiato per essere autosufficienti, perché mentalmente, io non so, anche se sono stato accusato di fare parte di un casato, non so che significa, io non sono arrivato a queste conclusioni ragionando da solo e vedendo quello che è verde e quello che è rosso, non perché ciò il DNA faccio in un modo. E io credo che molti della sinistra soffrono in questa situazione. Soffro quando Mimmo, il mio capogruppo, parlava di PD marcio, non voleva definire il PD marcio proprio nel non rispettare quella che è la teoria, quello che è il desiderio di avere un partito di sinistra veramente di sinistra. Marcio in questo. Che differenza c'è? Il tanto vituperato Berlusconi con alcuni rappresentanti della sinistra, me lo dite voi? Il comportamento, il modo di agire. Ma siccome siamo a Caulonia, perché io non so, perché non è sopportabile. Se vedi che una cosa va male, ditelo che va male. Non alcuni, sono cose essenziali, sono cose che in questo momento, siccome tutto si traduce in economia, poteva andare meglio e potevano essere abbassate le tariffe. Non un comune di sinistra, le tariffe, ma perché? Perché? Scusate. Grazie.